Lascio intanto la parola invece ai relatori e all'inizio al sindaco di Vione che ci accoglie come sempre. E questo è il nostro, diciamo, penultimo incontro perché poi abbiamo da recuperare un incontro che non è stato fatto nel passato. Intanto grazie a tutti di quelli che ci seguono e spero che possa, diciamo, come sempre funzionare tutto ed eventualmente se ci fosse qualche problema da casa scrivetelo in chat che quelle le leggiamo. Grazie, molto gentile. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto buon anno, visto che la volta precedente era poco prima di Natale. Riprendiamo con questa e poi ci sarà un'altra occasione, il percorso che riguarda Vione al laboratorio permanente. Oggi avremo, mi auguro, ne ho la certezza, un momento particolarmente interessante con l'architetto Ermentini che tratta di questo restauro timido che quanto mai si presta alla situazione locale che stiamo gestendo. Devo ancora una volta ringraziare innanzitutto Fabio Massoli per il supporto che attraverso l'Associazione degli Architetti Comuni ci sta dando, come sempre Giorgio Azzoni che fa da regista queste iniziative, il relatore architetto Ermentini, ma anche la presenza ormai stabile l'architetto Attilio Cristini che fa un po' da coordinatore scientifico insieme a Giorgio Azzoni di questa iniziativa. Solo una aggiunta, poi vi taccio e vedremo poi di seguire il solito sistema per cui prima di chiudere andremo a porre una serie di quesiti e buttare un po' di provocazioni valutazioni che ne emergono da questa giornata. Proprio a cavallo di Natale abbiamo beneficiato di un bando di Fondazione Cariplo che anche grazie al lavoro che è stato svolto da un anno a questa parte ci vede per altri 2 anni sicuramente protagonisti di una serie di sperimentazioni sul centro urbano vionese e sulle modalità per riportare interesse e residenzialità in questo contesto, per il quale Fondazione Cariplo, che peraltro ringrazio, ci ha visto beneficiari di un finanziamento importante di parecchie centinaia di migliaia di euro e che vedremo di mettere a terra rapidamente, magari anche proseguendo con queste iniziative in qualche forma che pian piano abbiamo elaborato in questi mesi. Grazie a tutti della numerosa presenza, ho visto che veramente sono tanti i professionisti che si sono dati interessati e anche in sala oggi c'è una presenza un po' più ricca del solito. Lascio la parola a Giorgio Azzoni che presenta un po' la giornata di oggi. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie a voi che siete collegati e chi seguite le nostre iniziative, grazie ovviamente anche ai tecnici che ci permettono di essere online e soprattutto di recuperare le registrazioni che verranno tutte messe tra qualche giorno sul sito di ARC, Architetti Comuni, a disposizione di chi vuole risentire e il pubblico che, malgrado le temperature basse, ha raggiunto Vione. Ecco, questo è l'ultimo degli incontri organizzati lo scorso autunno, ma in realtà apre una nuova fase, come ha già illustrato il sindaco. È un incontro piuttosto importante per i motivi che adesso vi dico, ma ci permette di poter guardare a questi 2 prossimi anni con occhio diverso perché il finanziamento permetterà, oltre all'elaborazione teorica e agli approfondimenti che abbiamo già iniziato con i nostri interlocutori, quelli che hanno partecipato agli incontri, ma anche ad altri, per la redazione di questa carta di Vione che è uno strumento che avrà delle modalità differenziate, ma che soprattutto vuole essere uno strumento operativo, quindi
supporto di carta, ma poi in realtà realizzato nei fatti attraverso una serie di laboratori di rilievo, di progettazione, di analisi, di studio storico, ma anche poi operativo sui materiali della tradizione, quindi la pietra, l'intonaco, il legno, e sempre sulla linea che abbiamo indicato in questi incontri, conservazione della tradizione, quindi restauro anche con molte cautele in alcuni casi, e innovazione nel momento nel quale si inseriscono nuove funzioni e nuove strutture all'interno degli edifici storici. L'incontro di oggi ci permette di avere questo ospite importante che è Marco Ermentini, che forse molti di voi conoscono, ha realizzato parecchie pubblicazioni e ha lanciato ormai da parecchi anni, forse più di un decennio, una sorta di filosofia relativa al restauro timido, cioè all'intervento attento, preciso, ma leggero e anche economicamente molto sostenibile nei confronti di edifici storici. Ecco, ha un'attività multiforme, oltre che uno studio professionale, è presidente di Shah Architecture Association, fondatore, collaboratore stretto di Renzo Piano, ha realizzato parecchie pubblicazioni su questo tema, restauro timido, la carezza, e ultimamente tra le attività che ha realizzato è un lavoro accurato relativo al rifacimento dei tetti, delle coperture, anche attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali e anche strutture che evitano di utilizzare ponteggi diciamo costosi. Insomma, poi ci racconterà alcune delle iniziative all'interno della sua relazione, e quindi con lui in pratica oggi parleremo, ma stiamo già ragionando, e l'abbiamo già fatto ieri, questa mattina, e lo faremo oggi pomeriggio anche con alcuni operatori del settore edile e con gli studenti della scuola edile, per costruire dei laboratori che mostrino nella realtà come utilizzare i materiali, come intervenire in rammendi, rappezzi, e attraverso come dire, proprio la manualità e il recupero di questo uso dei materiali tradizionali. Ecco, quindi questo tema del restauro timido per piccoli paesi si inserisce all'interno del nostro percorso, ma già in una fase operativa che vi comunicheremo nelle prossime settimane. Ecco, dialoga con lui principalmente Attilio Cristini, già assessore alla cultura e turismo della Comunità Montana e oggi delegato del nuovo assessore di Comunità Montana, che è particolarmente sensibile a questo tema e, oltre che insomma per pratica professionale, diventerà un interlocutore. Quindi abbiamo una presentazione attraverso immagini, slide nella prima parte, e poi un dialogo, naturalmente, al quale sono invitati tutti a partecipare. Ecco, Fabio vi ha già invitato eventualmente a porre delle domande, delle questioni sulla chat, e quindi le vostre domande le possiamo portare anche all'interno del nostro incontro. Quindi grazie a tutte per la partecipazione e buon incontro, e lascio la parola e lo spazio a Marco Ermentini e a Attilio Cristini. Grazie a tutti per questo invito, che quindi ringrazio il sindaco, l'amministrazione, Giorgio Azzoni, Attilio Cristini, gli architetti comuni, tutti gli ordini professionali. Farò non è una lezione la mia, è una specie di provocazione tra amici, sarò piuttosto non tanto formale, ecco. Più che tutto voglio farvi un po' cercare di farvi vedere alcuni esempi, alcune cose, dei sacchi di resistenza, perché qua Avione è una sacca di resistenza, è una cosa incredibile, io non conoscevo, mi scuso della cosa, ma però è una occasione veramente unica a livello non soltanto locale, di sviluppo intelligente. Quindi vi faccio un po' di provocazione, faccio vedere anche delle cose fatte direttamente, perché sapete che bisogna vedere le cose per riuscire a capirle. Allora, interrompetemi pure, perché è una cosa così molto informale. Allora, partiamo da questo. Insomma, questa è la nostra situazione attuale, non so se la vedete, è una foto fatta in un cantiere, non è un mio cantiere, se no mi avrebbero arrestato. Cioè,
stiamo distruggendo, cioè una volta ci facciamo la guerra, a parte che la guerra si fa ancora in qualche posto, però adesso abbiamo cambiato, invece di farci la guerra tra di noi facciamo la guerra contro il mondo. È un modo di fare che non può andare avanti molto, cioè abbiamo dei limiti, abbiamo capito che ci sono dei limiti, che la terra è fragile, che la natura siamo noi e che non possiamo continuare in questo modo, ci stiamo autosuicidando. Allora, ci sono due modi per affrontare il mondo. Il primo modo è dare degli schiaffi. Siamo abituati a dare gli schiaffi al mondo, alle persone, cioè. Il secondo modo è invece usare le carezze. Le carezze vuol dire un'affettività diversa, cioè siamo tutti nella stessa barca, non c'è differenza tra l'umano e il non umano, poi ne parleremo. Per cui io da anni, sto da una ventina di anni con questa Shy Architecture Association per l'architettura timida, vuole far capire che le carezze sono più importanti degli schiaffi. E le carezze vuol dire imparare a amare la materia. La materia siamo noi. Attenzione, non c'è una grande differenza purtroppo tra noi, cioè tra l'umano e il non umano. Se noi andiamo a vedere praticamente... siamo tutti fatti nello stesso modo, purtroppo. Anche noi, se andiamo indietro nell'evoluzione, dall'uomo, scimmie antropomorfe, i pesci, i batteri, gli atomi di carbonio, vedete che le cose sono. Siamo tutti parenti, siamo tutti fratelli. Allora, ci sono degli animali che ci fanno capire qual è il nostro atteggiamento. Un atteggiamento, quello dello schiaffo e quello del rinoceronte. Il rinoceronte, se non lo conoscete, è un animale strano, non ci vede, vede molto poco. E però quando punta verso una cosa, nessuna cosa lo può distogliere, cioè arriva addosso, panf, così. Invece l'architettura timida propone il coniglio. Il coniglio viene dal latino cuniculus, è un animale che sta nella tana. Coniglio ha un po' paura, sta attento, cioè ci fa capire i nostri limiti. Quindi il coniglio, secondo me, è un atteggiamento intelligente, nel senso stare attenti, capire i propri limiti, capire che non possiamo fare tutto, capire che la terra è fragile, capire di stare un po' attenti a quello che si fa, capire le conseguenze di quello che facciamo. Allora questo atteggiamento incomincia a diffondersi un po'. Vedete per esempio la questione del clima, la questione, ormai si è capiti che non possiamo andare avanti più in questo modo, è una cosa. L'altra cosa è, vedete per esempio questi sono dei jeans, ormai questi con dei rattoppi, con degli strappi eccetera, perché anche nella moda si è capito che la storia è importante, cioè anche un rattoppo, un rammendo può avere una sua importanza. Non tutto deve essere buttato via. Abbiamo capito che lo sprecare le cose ci porta al suicidio. Vedete questo guanto? Questo è un guanto del Museo del Lino, ne abbiamo parlato prima, a Pescarolo, un guanto di fine 800, agricolo, tutto rammendato, rappezzato. E da qua è venuta l'idea del rammendo che ho lanciato un po' di anni fa, poi nel nostro gruppo, il Senato G124 con Renzo Piano, l'ho proposto e lui l'ha adottato. Quindi il rammendo delle periferie deriva dal rammendo del restauro, il rammendo che dobbiamo fare, nel senso che anche nel nostro DNA è un rammendo, cioè non c'è niente di nuovo sotto il sole, anche noi abbiamo non è che nasciamo da zero, tutte le cose nascono da altre cose, da modificazioni anche genetiche, anche di tutti i tipi, organiche, quindi niente nasce da zero. Dobbiamo imparare a non sprecare, a rammendare, a riparare, a ricucire, a riutilizzare, che è poi il sistema che usa la natura, che non c'è niente di nuovo. Ecco, rammendo quindi anche questa vecchia arte, che era quello delle nonne, di rammendare, o le suore, eccetera, è importante. Pensate che anche gli antichi greci, per loro il rammendo, il rammendare e il cucire era la base della vita e del futuro. C'erano le famose tre moire. Quindi è importante riprendere la cosa.
Un altro concetto è quello di bellezza, che la bellezza non è soltanto la bellezza aulica, la bellezza delle statue, vedete questo canova, ma la bellezza anche nelle piccole cose, nelle cose venemenziali, nei materiali, vedete dei mattoni, cioè abbiamo dei materiali che, questi materiali sono come noi, insomma, c'è una vicinanza. Non dobbiamo quindi trattare male le cose, dobbiamo capire i materiali. Per esempio, queste travi, questa è una trave dell'abbazia di Chiaravalle, vicino a Milano, che è lì da 500 anni. Allora, questa trave era un albero che aveva un rovere, che aveva già 200 anni, e poi ne è stato sistemato, messo a posto e utilizzato, e adesso lì è da 500 anni, e ne aveva quindi ha 700 anni di vita. È un materiale eccezionale. Se dobbiamo cambiare questa trave, la trave nuova non dura 700 anni sicuramente. Cioè, questo ci fa capire che i materiali esistenti hanno una loro importanza, anche economica, ma anche di testimonianza, che è una cosa viva, una cosa che va mantenuta, non così perché vogliamo fare vogliamo vestire come gli antichi, ma perché è veramente una risorsa di tutto, della sapienza di tutto quello che è avvenuto in queste vite. C'è una prima vita come albero, poi una seconda vita, e c'è la sapienza di generazioni e generazioni. Questi edifici che avete a Vione, ci sono delle cose eccezionali nell'uso del legno, per esempio, che vede, c'è una sapienza incredibile. E perdere questa sapienza per mettere una trave in cemento magari non ne vale la pena, ecco. Questo vuol dire che dobbiamo imparare a rammendare, a tenere. Questo non vuol dire tenere tutto, attenzione, non sono qua a parlare di conservare sotto una cappa, di fare il conservatore totale, perché la conservazione totale mummifica la cosa. Deve essere una cosa viva, deve essere abitato, anche l'idea di questo posto deve essere una cosa viva. Quindi deve essere anche trasformata, ma trasformata con intelligenza, senza stravolgere, però adattarla ai nuovi usi, perché è tutto un adattamento, dalla nostra vita, dalla parte vegetale, dalla parte animale, è tutto così. Quindi le qualità di questo vecchio portone, per esempio, ci fa capire tante cose. È un bene culturale importantissimo e dobbiamo mantenerlo. Anche pensando al futuro. Qua passiamo un po' al concetto di paesaggio. Questa in Val Sassina, che conosco bene, ho fatto delle cose. Il paesaggio siamo noi, praticamente, perché siamo fatti della stessa materia, in cui sono fatte tutte le cose che stanno davanti a noi. E quindi tenete presente che il paesaggio naturale non esiste praticamente, tutto è trasformato, tutto è, addirittura anche le montagne con la deriva dei continenti si spostano, quindi abbiamo delle vite che magari su scale diverse tutte sono dello stesso tipo, quindi non è che ci siamo noi e c'è la natura dall'altra parte, noi siamo la natura, questo deve essere capito, che non, è tutto un insieme di cose. E dalla terra dobbiamo imparare, e l'umanità deve imparare proprio anche di osservare anche la parte non umana, che fa parte di questo insieme, quindi è tutto un insieme di cose. Questo, per esempio, Vione ha una grande diversità di tecniche di costruzione, per esempio, ma ha anche un dialetto particolare, ha anche una vegetazione. Le pietre sono diverse. Qua abbiamo in Italia una cosa incredibile, la più grande diversità anche umana, genetica, e di tutti i tipi. Questa diversità, che ogni 30 km cambia tutto, è una cosa importantissima che dobbiamo mantenere, perché guardate che nel giro di poche generazioni può sparire questa cosa. È una cosa molto importante, una cosa che parte anche dal cibo, dal dialetto, da tutte queste cose concorrono insieme all'identità, che è un'identità che cambia continuamente. Ecco, qua non siamo venuti, bisogna stare attenti, non siamo venuti a mummificare questo posto. Noi vogliamo che abbia un grande futuro, ma per avere un grande futuro dobbiamo capire che ha anche un grande passato. Quindi niente passatismi, niente voler essere vestiti come al Medioevo, ma guardiamo il futuro,
capendo questa importanza enorme che ha le cose, capendolo in maniera timida, in maniera attenta, quindi in maniera anche economica, perché non siamo qua per fare voler fare degli interventi costosissimi, degli interventi da museo, ecco. E quindi ecco, questi sono altri esempi della Val Sassina di cose del genere. Adesso volevo farvi vedere un po' di esempi, perché gli esempi sono le cose più importanti, secondo me. Gli esempi di quello, ecco, il concetto è questo: non mettiamo sotto una cappa di vetro questi posti, cioè è sbagliato, che se mettiamo la cappa di vetro diventa un museo, non è un museo. Se, qua siamo a parlare della vita delle persone, quindi dobbiamo guardare avanti, guardando indietro, ma senza mummificare, senza bloccare, sennò è finita. Ecco, per esempio, da anni mi sto occupando, da una ventina d'anni, dei tetti. Perché? Perché i tetti, secondo me, sono la cosa più importante per l'edificio, è chiaro, è come la terza facciata. Se voi volete demolire una casa, dovete togliere il tetto. Senza il tetto la casa va giù. Però del tetto non se ne sono occupati. La storia dell'architettura non parla di tetti, è incredibile. I tetti da 10.000 anni si fanno in quel modo, ma non si parla. Il tetto è una cosa funzionale, una cosa, vabbè, sì, è una cosa là, così. Non, invece no, nel tetto c'è una sapienza incredibile. A partire, per esempio, dai coppi, quindi dalla terra, che sono 12.000 anni che si fa con la terra, con la fornace, eccetera, e si fa questo elemento incredibile che è il coppo o l'embrice, che ha circa 12.000 anni. I coppi, io ho scritto anche delle biografie dei coppi in cui il coppo parla, perché per me è una cosa viva. Nel coppo c'è la mano, vedete la mano della persona ancora adesso, questo è un coppo che ha 700 anni, e i tetti, adesso questi sono tetti della pianura con i coppi, eccetera. E allora abbiamo cercato con l'associazione Sesto Suardo e altre realtà di cercare di pensare perché non si fa la manutenzione dei tetti. La manutenzione dei tetti non si fa perché è costosa, intanto, perché per fare una manutenzione del tetto ci vuole giustamente un ponteggio che costa tantissimo. Su edifici alti, molto importanti, il costo può essere dal 40 al 50% il costo del ponteggio. Giustamente, una volta si andava su, ma è pericolosissimo, la sicurezza è la cosa più importante, per cui non si fa la manutenzione. Allora il tetto viene lasciato, la manutenzione periodica non si fa, finché a un certo punto crolla, vengono giù dei pezzi, e allora si fanno dei grandi ponteggi, si rifà il tetto nuovo, e poi non si fa più la manutenzione, si passano ancora 30-40 anni e torna da capo, una specie di catena di Sant'Antonio. Allora abbiamo cercato di dire: ma perché non recuperiamo la vecchia tecnica dei conciatetti? Abbiamo fatto degli studi e ci sono sempre state queste imprese, almeno da 500-600 anni, addirittura c'erano coi romani, di imprese che si occupavano della manutenzione dei tetti. Allora abbiamo detto: perché non riprendere questa cosa facendo delle scuole, ritornando con gente giovane, o continuando questa cosa dei conciatetti? Cosa sono i conciatetti? I conciatetti sono dei muratori che sono metà appinisti e muratori, cioè che si legano e riparano i tetti e poi periodicamente vanno a ripararli. Allora l'idea nostra è stata questa: per esempio, è una bellissima chiesa vicino a Cremona che si chiama Santa Maria in Bressanoro, fatta dal Filarete, 1460, è meravigliosa. È una chiesa che aveva dei grossi problemi di tetti. Allora, cosa succede? Prima si studia molto bene, vedete che usiamo i droni da sempre, usiamo il laser scan, cioè si studia veramente approfonditamente la cosa, tutti i legni, tutto come è fatta la struttura, eccetera. E poi si usa, anziché usare i ponteggi, praticamente usiamo questi muratori conciatetti, che prima si costruisce la linea vita, i ripari, eccetera, poi lavorano direttamente con queste linee, perfettamente a posto dal punto di vista della sicurezza. Allora, questo, guardate per esempio a sinistra c'è un cantiere tradizionale, cantiere di questa chiesa che è molto alta, potrebbe essere un grande cantiere con grandi ponteggi, una gru, i camion che arrivano, che smontano, eccetera. A destra vedete il cantierino
di restauro timido dei Conciatetti. C'è un parapetto di legno, un piccolo ponteggino per portare sulle cose, non c'è la gru, e questo vuol dire che ha un risparmio intorno al 40%, è tanto. Poi la cosa bella è che si fa una specie di assicurazione, per cui i Conciatetti ogni anno tornano e con le linee vita si legano e fanno ogni anno, come con la caldaia, una manutenzione periodica. Vuol dire che non avremo più problemi in futuro, perché questi tetti con i legni sistemati, con i coppi eccetera, non hanno termine di scadenza. Quindi questa è una cosa importante, bisogna scardinare questa cosa della manutenzione, perché guardate che c'era Ennio Flaiano che diceva: l'Italia alla manutenzione preferisce l'inaugurazione. È così, cioè è bello inaugurare, ma però la cosa difficile è mantenere. E questo è un sistema poco costoso, intelligente per risparmiare e per garantire anche la manutenzione dei tetti. Questo è un castello di Pandino vicino a Milano, 15 chilometri, un castello visconteo del 1360, anche qua grossi problemi di tetti, indagini, quindi indagini sulla natura del tetto, perché deve essere approfondita, si vedono quali sono gli elementi poi da sostituire, quindi si porta molto in avanti la ricerca scientifica per vedere di eliminare, come dicevamo prima, di intervenire solo su quelli necessari, magari con rinforzi, con rammendi o sostituzioni proprio soltanto dove interessa. Però noi siamo per il raddoppiare e non lasciare, come direbbe Mai Buongiorno, cioè cerchiamo di raddoppiare le cose ma non togliere materiale, quindi rinforzi. Ecco, questo è uno dei primi casi in Italia che abbiamo usato le reti, anche queste reti qua da adesso vengono usate normalmente, ma era stato un grosso problema perché non erano omologate, arrivavano dalla Spagna eccetera. Quindi senza ponteggi e con reti interne che servono per attutire le eventuali cadute di questa cosa. Questo è il tetto che ha 100.000 coppi. Anche qua c'è questo invece è un discorso sui i rondoni, siamo in questa associazione SOS Rondoni, perché a differenza dei piccioni che danno tanti problemi, i rondoni invece migrano, quindi lasciamo i buchi pontai, è un discorso perché non bisogna impedire ai non umani di andare avanti nella loro vita. Questo è un castello vicino a Bergamo di Cavernago, molto bello, che c'è un interno con una loggia eccetera. Anche qua i nostri Conciatetti intervengono con, ecco, anche l'altra cosa, non ci sono le linee vita fatte come delle specie di stenditoie, ma ci sono dei piccoli ganci che vengono nascosti sotto, e questi permettono sempre ai Conciatetti sia di riparare il tetto durante la cosa senza i ponteggi, che di fare queste cose periodiche una volta. Questa è una villa bellissima dello Scamozzi, allievo del Palladio, a Monselice, vicino a Padova. Qua c'era un progetto per i tetti, dovevano essere risistemati, c'era un progetto gigante con tutti i ponteggi. Guardate il nostro lavoro, del ponteggino piccolo, i Conciatetti sopra, risparmio del 50%. È un bellissimo intervento, qua abbiamo potuto lavorare con queste maestranze, sempre con i Conciatetti e i coppi. Questo l'ho portato perché è qua abbastanza vicino, che in Palazzo Monti della Corte a Nigoline, in Franciacorta, qua Iseo praticamente. È un palazzo con grossi problemi di tetti, molto alto, l'abbiamo terminato lo scorso anno, e anche qua abbiamo usato, vedete, i laser scan in cui abbiamo esaminato, perché la cosa importante è approfondire il più possibile la conoscenza, quindi ogni singolo pezzo deve essere classificato, visto così. E poi anche qua abbiamo fatto il lavoro, vedete che c'è soltanto un parapetto e i nostri Conciatetti che vanno su, risparmiato circa 90.000 euro di tetti con questa tecnica, ecco, che è interessante. Ecco, anche qua è una cosa abbastanza vicino, si può andare anche a vederla, e è stato un ottimo risultato. Questo invece, volevo farvi vedere questa cosa che è vicino a Mantova, Castello Gonzaga di Ostiano. È un'ex sinagoga del 1500
che vedete, questa è la famiglia Finzi, che erano degli ebrei fino agli anni 30-40, poi tanti sono andati a Auschwitz, hanno avuto i grossi problemi. All'interno di questo castello c'è questa sinagoga che è in stato pietoso, nel senso che era crollata parte di tetto da dei privati, è venuto giù quasi tutto, è rimasto soltanto l'involucro esterno. Il comune l'ha comprata e, d'accordo con la soprintendenza, anche la Caritas ha dato un finanziamento, abbiamo incominciato a rammendare. Cosa abbiamo fatto? La situazione era drammatica, praticamente il tetto era venuto giù, c'erano soltanto le cose. Allora abbiamo costruito internamente una struttura di acciaio e abbiamo legato le parti di, delle murature a lato. Vedete, abbiamo fatto delle grandi punte di lamiera, ci abbiamo lavorato come si fa con i terremoti dall'alto, perché era molto rischioso. E qua vedete, abbiamo fatto tutta una struttura interna collegata poi esternamente. E questo è interessante perché poi adesso abbiamo, man mano sistemiamo le cose, un piccolo comune di 3.000 abitanti, però è una cosa importante perché nella zona mantovana questa presenza delle sinagoghe era importante. Questo è il lavoro fatto adesso, e dentro ci sarà, stiamo allestendo un museo della presenza ebraica sul territorio, lasciandolo ruderizzato, vedete queste strutture, senza andare a toccare più di tanto. Abbiamo ricostruito il tetto e le parti interne, sarà un museo interessante che lascia così le cose, ma che fa vedere lo stato di fatto. Qua volevo parlarvi di una cosa strana, che è, io sono anche fondatore dell'Accademia del Silenzio, che è una cosa strana, è un gruppo fatto circa 15 anni fa, con sede a Milano e poi a Anghiari, che è uno dei posti più belli in Italia, in cui è un gruppo di persone che cercano di favorire il silenzio. Questo interessa anche Vione, secondo me, perché noi abbiamo un inquinamento dell'aria pesante, ma l'inquinamento più grande secondo noi è l'inquinamento acustico, perché voi tenete presente che noi le orecchie non si chiudono mai, anche di notte sentiamo, quindi abbiamo, noi possiamo non vedere una cosa, ma sentire, e quindi abbiamo un inquinamento enorme, e gli scienziati stanno andando avanti, di rumore continuamente, quindi facciamo delle, è una cosa interdisciplinare che mi piacerebbe portare anche qua a Vione, nel senso che qua è più facile, è più difficile nelle grandi città, però abbiamo fatto questa specie di culturing, stiamo facendo delle cose, le guide dei luoghi del silenzio a Milano, nei posti strani, e c'è questa piuma blu, ho scritto anche un libro del Mimesis, abecedario dei luoghi del silenzio, sull'importanza del silenzio. Abbiamo sul sito una mappatura dei luoghi del silenzio, che sono luoghi, Vione potrebbe andare benissimo, perché bisogna recuperare questa, il silenzio è fondamentale, ecco, soprattutto abbiamo fatto anche delle giornate del silenzio contro delle cose rumorose, abbiamo fatto una cosa contro gli ascensori, che oppure una cosa incredibile sui ristoranti. Voi sapete che in Italia c'è la quantità più alta di rumore nei ristoranti, le pizzerie soprattutto, hanno addirittura 70, 90, 100 decibel, mentre all'estero si usa l'acustica, eccetera, in Italia più c'è rumore più la gente va, quindi è una cosa strana. La cosa più rumorosa in Italia è la palestra. Le palestre in Italia non sono insonorizzate, non si capisce perché, in tutto il mondo lo sono. Ecco, questa è ancora una sacca di resistenza che potrebbe interessare qua, secondo me. Ecco, Anghiari, che è la nostra sede, oltre a Milano, è un posto molto bello, non so se lo conoscete, in provincia di Arezzo, lì c'è Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, cioè, è un posto meraviglioso, c'è stata la battaglia Anghiari e lì c'è una sacca di resistenza che potrebbe essere anche analoga a Vione, in cui tutti gli anni facciamo questo festival dell'autobiografia con l'Accademia del Silenzio. Io faccio delle passeggiate qua, per esempio, in cui tocco i materiali, in cui c'è Franco Arminio, che è molto bravo, il paesiologo, altri personaggi. È stato in valle, ecco, e anche lì c'è una resistenza dei paesi, ecco, perché attenzione, poi c'è la questione tra i borghi e i paesi, bisogna stare molto attento, noi siamo per i paesi, perché i borghi sono una deriva merceologica, invece questo è un paese, noi siamo per i paesi, ecco qua.
E lì stiamo facciamo delle cose interessanti, faremo una cosa ancora anche quest'anno in maggio in cui tocchiamo le pietre, facciamo imparare i materiali, l'artigianato, così. E certo è più facile perché siamo in Toscana, però per dire che sono sacche di resistenza che secondo me sono importanti e vanno portate avanti. Ecco, questo Franco Arminio l'abbiamo fatto in ottobre, e questo bel... vedete la qualità, lì poi c'è Burri che è nato lì, quindi c'è questa cosa del rammendo della materia, la città di Castello, cioè c'è una qualità molto grossa. Voi mi dite è più facile farlo lì, è vero, però tutto serve. Ecco, poi volevo fare un ultimo accenno al lavoro che stiamo facendo con Renzo Piano, perché il lavoro sulle periferie col G124 al Senato, allora, Renzo Piano è stato nominato senatore a vita nel 2013, ha preso dei collaboratori amici con cui per fortuna ci sono anch'io e abbiamo iniziato a fare questa cosa sulle periferie, perché non è una cosa completamente diversa rispetto a questo, cioè le parti emarginate delle città. E allora abbiamo questo tavolo al Senato, tra l'altro è divertente perché è un tavolo di compensato che non può uscire. Infatti Renzo dice qua bisogna spaccarlo. È stato un lavoro pesante perché non ci lasciavano fare un tavolo di compensato al Senato, perché lì ci sono solo delle cose. Quindi è stato un po' un lavoro. E c'è questo tavolo tutti gli anni, e ci sono uno o due tutor, io sono stato nel 2015 sul Giambellino a Milano che vedremo, tutti gli anni, e dei ragazzi che vengono stipendiati, è l'unico senatore a vita che usa il suo stipendio per questo, quindi vengono fatta una selezione di 4, 2, 5 ogni volta e si usano, si fanno diverse periferie. Però ecco, queste sono le cose che stiamo facendo, però attenzione, si fa la cosa concreta, cioè si fa un piccolo intervento, un rammendo, come suggerito io, che lui l'ha preso come parola chiave, un rammendo piccolo ma vero, una piccola cosa. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo fatto come esempio. Questo è Roma, Torino, ci sono tante iniziative. Io ho lavorato nel 2015 al Giambellino a Milano, perché a Milano nel 2015 pensate che era l'anno dell'Expo, quindi c'era Milano da bere, era tutto, invece c'erano dei problemi pesanti. Cioè questo, non so se conoscete, è un quartiere a nord, sud-ovest di Milano, è quello del Ceruttigino, la ballata del Ceruttigino. Adesso, per inciso, il bar di Ceruttigino è gestito dalla famiglia U cinesi, non c'è più. Però ancora adesso ci sono 6.000 persone, ci sono 28 etnie, è un quartiere dormitorio fatto negli anni 30 ancora dal Duce, in cui abbiamo ripreso un po' il discorso dell'architetto condotto. Queste sono delle cose fatte a Otranto da Renzo Piano negli anni 70. Vedete la zona qua, quindi questo quartiere dormitorio in cui arrivavano tutti gli italiani che arrivavano dall'India, dall'Africa, a fine del 1938-39. È un quartiere fatto, è anche bello, perché è fatto con degli edifici sani, così, però che non ha avuto più manutenzione. E poi è anche pericoloso perché è una zona abbastanza... Il lavoro fatto è stato questo, di un progetto generale di rammendo, quindi ricucitura nei cortili, riapertura di queste chiusure, sistemazione degli spazi verdi, cioè piccole opere, però piccole opere che poi si sono concretizzate, per inciso poi il Comune di Milano e la Regione stanno arrivando tantissimi soldi su questa zona, forse troppi, ecco, non lo so, perché io sono di parere anche col PNR, attenzione, cioè qua dopo faremo un discorso anche su quello, questo è il progetto di cucitura. E poi e la parte centrale è il mercato, perché questo è un quartiere che non ha una piazza, cioè non sanno dove trovarsi, quindi la cosa più importante era il mercato che era chiuso, un mercato degli anni 70, quei mercati proprio brutti. E allora, oltre a questi percorsi interni, abbiamo deciso di aprire il mercato facendo una nuova porta e aprire il mercato verso la zona verde. È diventata una zona interessante perché c'è una piattaforma e si fanno degli spettacoli, delle cose, cioè è tornato un po' il cuore della cosa. Questo per dire che bisogna fare degli interventi anche minimi, ma in una ottica generale.
piccola in cui le persone però devono stare bene, ecco. E quindi c'è una solidarietà, anche questi pazzi che sembrano brutti così hanno una loro qualità, la qualità che non è quella aulica, quella della bellezza così, ma è un'importanza dell'identità delle persone. Franco Rezzo Piano, l'uovo del Ramendo. Ecco, questo finisco con le ultime cose, che era il Piano Nazionale di Timidezza e Gentilezza che abbiamo presentato 2 anni fa alla Biennale di Venezia, perché era un po' una provocazione contro il PNR, nel senso che questo PNR arriva in tantissimi soldi, ma bisogna stare attenti a come usarli. Ecco. Abbiamo anche un po' protestato contro il bando, quello dei borghi, perché adesso non so se voi avete partecipato, però insomma, cioè, non funziona, è una specie di lotteria in cui ogni regione ha un borgo, già il nome borgo, vi ho detto che non sono molto d'accordo, in cui arrivano 20 milioni di euro, cioè è troppo tanto. Il discorso che facciamo con Renzo Piano, con la Shire Architecture, con l'architettura timida, è quella di piccole cose continuative, cioè non ce n'è di storico. Arrivare queste bombe di soldi così esagerati su un posto singolo stravolgono, gentrificano la cosa. Dobbiamo fare invece delle piccole cose che continuano, deve essere una direzione più gentile, più timidezza. Infatti abbiamo avuto una certa è piaciuto questa cosa qua, non so quanto funzioni, però attenzione, anche tutti questi soldi dati a pochi singole cose, secondo noi non è educativo per tutto. Finisco con un'ultima cosa, che anzi c'ho qua, io faccio anche un po' il farmacista, questa è una provocazione, oltre al, so che si vede, al coniglio che è la nostra mascotte praticamente, ho preparato delle medicine per gli architetti hanno bisogno di medicine praticamente, quindi ho fatto una specie di farmacia provocatoria e vi volevo presentare la timidina, forse la conoscete già, la timidina è un farmaco inventato un po' di anni fa che serve per gli architetti soprattutto, ma anche gli altri possono usarlo. Vuol dire che provocatoriamente, quando uno arriva in un edificio bello con degli intonaci, delle murature, prende la timidina e non spacca più niente, cioè sta più attento, bisogna essere un po' più timidi, un po' più attenti. È una provocazione, certo una cosa ridicola, però in Italia scherzando un po' si possono dire le cose giuste, tante volte se sei serio non ti capiscono. La cosa divertente, e chiudo su questa, è che l'ho dato a Renzo Piano e lui l'ha tirato fuori in questa trasmissione con 8 e mezzo, con la Lilli Gruber, c'era Beppe Severnini eccetera, e ha tirato fuori la timidina. Ma la cosa dicendo che nelle periferie eccetera non dobbiamo stare attenti noi architetti ma anche gli altri, la cosa divertente è che il giorno dopo abbiamo avuto un mucchio di telefonate, perché dei farmacisti, c'è una farmacista di Palermo che era disperata perché dice che continua ad arrivare la gente, c'era una signora anziana che voleva la timidina e lei ha detto ma no, guardi che è una provocazione, e quindi è stato molto divertente perché questa era disperata dalla timidina. Per inciso, anche il Papa Francesco a un certo punto, non so se l'avete visto, la misericordina, dopo 2 o 3 mesi ha tirato fuori una cosa, la misericordina, che poi deriva ancora dalla timidina. Comunque, ecco, questo, il sunto è questo, bisogna essere un po' più attenti, un po' più timidi, bisogna intervenire con più attenzione, abbiamo un grande patrimonio, non dobbiamo mummificarlo, ma dobbiamo accostarci con una qualità grande capendo la cosa e capendo che usare le carezze è meglio che dare gli schiaffi, secondo me. E beati i timidi, perché abitano la terra in modo delicato. Stiamo attenti perché abbiamo sbagliato tanto, ma non continuiamo a sbagliare. Evione potrebbe essere una sacca di resistenza di questa filosofia, che è una cosa, secondo me, condivisibile. Grazie. Finito. Beh, credo che l'intervento di Marco Ibentini abbia portato sul tavolo delle notevoli provocazioni
cioè tanto più forti quanto inversamente proporzionali all'invito, all'approccio attento, definito timido, ma anche un approccio che ha una soglia di attenzione molto alta, e il fatto di dover tutti lavorare molto sulla sensibilità generale. Ma il tema che ne ha posti tanti dei temi, e credo che rispetto anche al percorso fatto finora con i vari incontri, sia arrivato al momento giusto, nel senso che dopo aver avuto molte interessantissime relazioni, alla fine arriva un aspetto di metodo e di approccio che attraversa un po' tutto, abbiamo visto, il lavoro sull'esistente, ma anche il lavoro in prospettiva contemporaneo, come nelle periferie, come ci è stato proposto. Quindi è un metodo che attraversa un po' tutto il fare. E qui l'esperienza di Vione è partita dal rapporto tra tradizione e innovazione, e il nostro mantra è stato un po' che la tradizione è un'innovazione riuscita, quindi non c'è separazione tra innovazione e tradizione, e che l'innovazione è tanto più positiva quanto più è bene ereditata la tradizione. E per ereditare la tradizione, per ereditarla bene, sono emersi alcuni aspetti, come ad esempio quello della grande rispetto della materia, cioè capire l'importanza della materia, che ha molti aspetti, che sono quelli sicuramente, come è emerso, del valore ancora prestazionale di questa materia, che spesso non viene percepito, del valore della memoria, che è un altrettanto elemento rilevante e importante, del valore anche quasi, qui è un tema che secondo me va molto sviluppato, per cui quando le esperienze ci dicono che la percezione del tempo nella materia diventa un elemento di grande anche bellezza. E questo è un altro tema che secondo me va, ce n'è accenno nel fatto rispetto di questa materia. Altro elemento che emerge con grande chiarezza, per me di grande importanza, è questo aspetto dove operazioni molto più semplici salvano da aspetti molto più complessi. C'è un caso, secondo me, il più emblematico forse, della situazione del Cenacolo, per cui si è raccontato che se si fossero fatte le manutenzioni del tetto non si sarebbe fatta un'operazione costosissima durata 20 anni con tecniche sofisticatissime, per cui in questo caso è molto evidente che una manutenzione risparmia una grande complessità di interventi, anche come nel caso del Cenacolo, con livelli tecnici assoluti. E questo credo sia una lezione che dobbiamo prendere come riferimento, e qui nella descrizione viene continuamente ripresa. Io adesso dico che l'operazione fatta nel tempo, tra l'altro da te Marco, con le pubblicazioni, dove non solo c'erano le schede del progetto, ma nella scheda del progetto era sempre raccontata la filosofia dell'approccio. Quindi non era una sola descrizione del progetto, ma sempre l'aspetto di metodo che veniva messa in campo per poter raggiungere quel risultato. E quindi è un'operazione che va avanti da 20 anni, forse più, di continua sistematica attenzione, per cui si incrocia molto bene con la volontà della carta di Vione, che è forse non tanto nemmeno un decalogo, ma è la somma in un luogo di esperienze che vengono raccontate, perché oggi noi abbiamo tutte le comunicazioni, sono registrate, recuperabili nel sito degli architetti comuni, e quindi tutta questa varietà di sensibilità che si raccontano sta diventando un patrimonio molto importante. Vione, per quel che riguarda, per l'esperienza anche mia come amministratore, rappresenta appunto questo laboratorio che diventa un riferimento per tutta la nostra valle, ma abbiamo visto dalle esperienze degli incontri, è una esperienza che viene un po' in qualche misura
viene richiesta una condivisione. Adesso io lancio una serie di provocazioni rispetto ai temi che hai posto, e sono l'aspetto degli elementi prestazionali che vengono chiesti oggi, che trova una situazione anche molto, molto diciamo, con un impatto significativo, che è il 110, e cosa vuol dire quindi tutto l'aspetto della normativa delle prestazioni, come si può relazionare alla, a questa importanza del tenere la materia che abbiamo ereditato, le strutture che abbiamo ereditato. Come riusciamo a fare convivere questo percorso? Perché credo su questo ci sia una riflessione assolutamente decisiva. C'è una battuta che circola, ma adesso credo che quel tempo lo dirà, che nei prossimi anni lavoreremo per recuperare i danni del 110. E quindi è una battuta, ma la metto sul tappeto perché questi aspetti, credo, con la sensibilità che hai illustrato, sia un tema centrale. Quindi come il nuovo e la tecnologia oggi necessaria possono essere e sposarsi con quella sensibilità che viene dal tuo essere restauratore e conservatore. Ecco, questo è, credo sia un tema che va messo al centro dell'attenzione. Sì, grazie per le domande. È importante. Dunque, partiamo da questa cosa degli elementi prestazionali, che è un po' il nodo della situazione. Allora, che si debba risparmiare energia è sacrosanto. Cioè, noi tutti stiamo lavorando perché vogliamo che ci sia questo risparmio, eccetera. Però c'è anche da dire che noi abbiamo dimenticato tante cose. Cioè, noi sono almeno 5.000 anni che noi lavoriamo, che la costruzione vengono fatte in un certo modo. Se vedete, queste case hanno i sottotetti liberi, non vengono abitati i sottotetti, hanno le cantine vuote, hanno delle masse murarie grandi, hanno i porticati verso sud nella zona non montana, ma nella zona, cioè abbiamo una enorme sapienza che abbiamo dimenticato, perché negli ultimi 50 anni ce ne siamo fregati, abbiamo costruito facendo delle enormi vetrate a sud, abbiamo usato il cemento, ma cioè c'è una enorme sapienza che è stata dimenticata. Ecco. Quindi non faccio il discorso che tutto quello che è vecchio è buono, attenzione, però bisogna contemperare la tecnologia, il massimo del risparmio energetico, con quello che avevamo imparato in 10.000 anni di costruzioni. Quindi attenzione. Io ho fatto degli articoli in cui si parla della strage degli innocenti, nel senso che soprattutto col 110 abbiamo avuto tanti problemi. Per esempio con la sostituzione dei serramenti. Voi sapete che da studi fatti dal Politecnico abbiamo visto come la sostituzione pura dei serramenti incide con un risparmio energetico del 3%. Allora, e viene fatto nell'87% degli interventi. Allora, sostituire solo il serramento ti porta a niente praticamente, diciamoci chiaramente. Adesso non vorrei che qualcuno vendesse serramenti qua, però mi dispiace. Cioè, il serramento va sostituito, ma va fatto delle altre cose. Isolare il tetto fa molto più, fa il 35%. Cioè, allora c'è qualche cosa che non va. Stiamo entrando in una specie di catena di Sant'Antonio, generata anche da questa cosa del 110, dai bonus. Io sono contro i bonus. I bonus vuol dire che non c'è politica, non c'è società. Se ci fosse una politica, se ci fosse una società, ci sarebbero delle cose molto più distribuite nel tempo. Questa cosa del 110 è stata mi dispiace dirlo, ma è stato un danno clamoroso. Ci vorranno 10 o 15 anni perché l'edilizia si riprenda. Purtroppo io la penso così, sono dai pochi che sin dall'inizio è stato contro. Quindi l'idea di risparmiare sono tutti d'accordo, però bisogna farla con un certo tipo. La strada degli innocenti basta. Per esempio, ho fatto ultimamente tutta una polemica perché a Cremona
fanno mettono i cappotti in centro storico. Allora, sugli edifici vincolati va bene perché hanno un'altra tipo di... ma sugli edifici antichi che sono magari da 500-600 anni, che hanno una loro comunicazione igroscopica tra le cose, mettere un cappotto di plastica, perché stiamo parlando di plastica fatta con il petrolio, questo è incredibile, cioè noi vogliamo risparmiare il petrolio e mettiamo il petrolio, cioè di 20 centimetri su murature di 70-80 centimetri, cioè c'è qualcosa che non va. Ecco, io non sono contro, cioè, tutti dobbiamo andare verso la tecnologia, ci sono altre tecnologie che funzionano meglio, che hanno, lasciano l'equilibrio igroscopico delle murature. Sto parlando di edifici antichi, non sto parlando del condominio degli anni 60, cioè il cappotto va benissimo, cioè si sta parlando di edifici antichi che hanno un loro equilibrio, hanno una loro tecnologia che non va buttata via. Ecco, quindi bisogna tornare a una certa intelligenza, e ci sono gli esempi, ci sono i materiali, non sono troppo costosi, ma bisogna farli in maniera più intelligentemente. Se noi a Vioni incominciamo a fare i cappotti è finita, ecco, sugli edifici antichi. Quindi non è un discorso passatista, è un discorso che dobbiamo farla con più intelligenza. Adesso gli edifici vincolati sì, ma gli edifici no, devono essere fatti in maniera, e ci sono degli esempi anche nella mostra che ho visto, intelligenti, fatti in Svizzera, ma anche in Italia. Ultimamente noi abbiamo fatto dei cappotti interni, per esempio, fatti con delle nanotecnologie e che respirano, e che, cioè, ci sono delle tecnologie anche non costose, ma bisogna farlo in maniera più intelligente. E va visto nell'insieme delle cose, recuperando la nostra tradizione. Ci siamo dimenticati. Il rischio è che tra qualche anno dovremo intervenire su tutti questi cappotti che si staccano, questi serramenti. Ieri sono andato a vedere una casa che aveva i serramenti fatti negli anni 90, li hanno cambiati tutti. Erano già dei serramenti a doppio vetro, a tenuta, eccetera. Cioè, poi cosa succede? Uno chiude tutto, poi deve fare la ventilazione interna, cioè è una specie di catena di Sant'Antonio. Bisogna studiare bene prima di intervenire, per quello che bisogna essere un po' timidi, un po' intelligenti. Questo non vuol dire, torno a dirlo, bloccare tutto, fare il conservatore a tutte le cose, però farlo in maniera intelligente, ecco, non essendo legato proprio a queste spinte del mercato che ci portano a dei disastri. Dovremmo lavorare molto per recuperare queste cose. Hai qualche esperienza concreta per cui ti sei trovato a confronto proprio con una necessità di dare una risposta di tipo tecnico preciso, e insomma hai avuto qualche difficoltà poi a, diciamo, a documentarlo o comunque a uscirne in una condizione per cui tu possa dire ho rispettato la normativa attraverso anche operazioni che non sono proprio canoniche? Ecco, questo è un discorso, adesso io non so, ne parlavamo già anche in un'altra occasione, non aver mai messo in l'attenzione sull'inerzia termica delle murature nel calcolo, io credo sia un problema, perché nel calcolo della diciamo trasmissibilità la velocità di passaggio del calore non è un elemento preso in considerazione. Quindi c'è qualche elemento anche che tu abbia intercettato negli studi che con università o altro con cui vedo che sei collegato, che abbiano in qualche modo la possibilità di portare al centro dei sistemi di calcolo anche questi aspetti, in modo da lenire anche l'idea della, diciamo, di un calcolo puro, per cui con la pietra c'è prima di tutto nella progettazione una varietà di indici, per cui va da 1 e 5 a 2 e 5, cioè proprio una differenza enorme, e dove l'esistenza o l'inesistenza di quella muratura è irrilevante per il calcolo generale. Mi sembra un problema, ecco. Sì, la normativa nostra di tipo energetico io la contesto quasi pienamente, perché si parla di involucro, per esempio si parla poco o niente di questione del caldo. Noi abbiamo un grosso problema, non qua a queste quote, ma nelle pianure abbiamo un problema del caldo più che del freddo adesso, la situazione. E poi c'è questa cosa della durata,
che non è, la durata, cioè non interessa, la durata, è, cioè siamo entrati in questa specie di mania del rifacimento del nuovo, ma senza pensare ai danni che stiamo facendo. Ma io ho tanti esempi fatti anche su edifici antichi che sono portati in classe A senza problemi, con dei cappotti interni, con delle cose più intelligenti, ma non così, usando dei materiali naturali, areando i sottotetti, lasciando le cantine libere. Cioè ci sono dei sistemi, soprattutto per quanto riguarda le schermature. Anche qua abbiamo visto nella mostra qua queste schermature fatte con legno, questi frangisole naturali che sono eccezionali. Ecco, per esempio, io ho appena finito un restauro interessante di questo edificio dell'Olivetti vicino a Milano, bellissimo, fatto da Zanuso, in cui c'erano queste bellissime, fatto nel 1967-68, con anche Renzo Piano giovane, in cui ci sono questi brisolei eccezionali. Questi portano via l'80% del calore. Quindi lavorare su questo elemento qua è un elemento che costa pochissimo, è molto più efficiente piuttosto di andare a creare una muratura gigantesca, degli super isolanti che poi dopo nel tempo non si sa cosa succede, perché sono materiali così sintetici. Quindi bisogna cercare di avere più, di essere più intelligenti, ecco. E poi i discorsi generali vanno fatti bene, cioè c'è una normativa che io la contesto, perché secondo me, da quanto si vede effettivamente, è molto, è solo sull'involucro, cioè non vede altri aspetti, mentre l'aspetto energetico è importante nelle costruzioni, ma è diventato dominante, ma non lo è. Non è l'aspetto principale, ci sono altri aspetti di durata, di comfort, di vivibilità, di altre cose che sono minori. Altro tema, altra provocazione, nell'approccio all'edilizia storica esistente spesso ci troviamo di fronte a giudizi perentori di instabilità che portano irreversibilmente alle demolizioni, e quindi c'è, credo, da approfondire una cultura anche diciamo di tipo conservativo negli aspetti di approccio degli strutturisti, quindi una scuola che credo vada in qualche modo approfondita, perché almeno dalla mia esperienza vedo che gli ingegneri che si sono cimentati con aspetti di restauro hanno questa attrezzatura, ma nell'edilizia normale, dove in genere non viene coinvolto magari un progettista che questa esperienza l'ha, il primo giudizio è sempre molto tranciante, mentre in realtà ci sono degli approcci anche in questo caso che possono portare con grande risparmio alla conservazione della materia. In alcuni casi anche personalmente ho visto ingegneri che questa sensibilità l'hanno, e pareti che potevano essere demolite semplicemente con a calci, proprio letteralmente, sono state recuperate, e quell'elemento di qualità della materia è diventato fondamentale, tenendo conto che un po' l'esperienza nostra di Vione è legata al fatto di avere, come dicevamo, un territorio di grande qualità e un costruito che anche contemporaneo, che se non si rapporta a un'edilizia ben recuperata storica fa fatica ad avere un riferimento, insomma. Quindi credo che l'aspetto strutturale possa essere un altro elemento di riflessione e di indagine. Sì, anche questa è una parte importante. Diciamo che qua siamo un po' più avanti rispetto alla parte energetica, nel senso che c'è un po' più di ci sono le nuove generazioni di ingegneri che sono più attente. Pensate cosa succede per esempio con i solai di legno. I solai di legno fino a pochi anni fa o si buttavano via, oppure si facevano quelle solette superiori che pesavano solo creando dei problemi grossi. Adesso invece si recuperano meglio, ci sono le viti, ci sono tanti sistemi. È migliorata anche a livello sismico e antisismico, anche a livello nei beni culturali. C'è una migliore, c'è questa cosa non l'adeguamento ma il miglioramento. Nel campo strutturale ci sono fatti dei buoni passi in avanti.
c'è una nuova generazione appunto di progettisti più che non usano il famoso Santarella, che era quello che si usava con i cementi armati una volta, non so se vi ricordate. Ecco, quindi il miglioramento lì c'è. Ci sono tecniche anche molto ormai, anche sui tetti. Io vedo che sui tetti è un po' più difficile, perché sui tetti sono molto per le sostituzioni, quando invece si possono fare... C'è passata questa cosa dell'edificio leggero, dopo i terremoti abbiamo imparato molto di tenere leggero gli edifici. Prima si facevano dei tetti molto pesanti, eccetera. Quindi qua la cosa è migliorata. Bisogna coltivare questa comunicazione con gli ingegneri che devono lavorare con gli architetti, con gli altri insieme. Tutto fatto per mantenere delle cose. Pensate che queste travi, quando facciamo le prove, è incredibile. Queste travi di rovere hanno delle durate di 500 anni e hanno delle prestazioni incredibili. E non riusciamo a farle, perché i legni nuovi, mi dispiace, ma tante volte sapete che sono drogati. Cioè, il legno nuovo, poveretto, non ha il tempo per avere questa maturazione. Quindi c'è molto da fare. Per esempio, tante esperienze abbiamo fatto con i tenditori, con delle soprattutto controventature. Quindi anche qua c'è da lavorare molto, e io penso che Vione potrebbe essere un laboratorio di questa cosa. Bisogna fare gli esempi, la cosa che dicevo è importante, cioè bisogna cercare di avere degli esempi di qualità alta. Per affrontare un restauro di un edificio antico bisogna avere una qualità altissima di quello che si mette di nuovo. Se sta a quel livello lì funziona, bisogna dare degli esempi, e ci sono, si possono fare, perché effettivamente la qualità è molto bassa, la qualità dovuta a tutti, dovuta a noi, anche noi architetti abbiamo fatto tanti quei disastri qua, per quello che abbiamo bisogno della timidina. Cioè bisogna ripensare un po' tutto per guardare il futuro in un altro modo, cioè non possiamo andare avanti in questo modo. E quindi dobbiamo fare le cose in maniera più intelligente, sia dal punto di vista strutturale, che si possono fare benissimo, sono tanti metodi, adesso abbiamo delle tecnologie eccezionali, guardate solo quei laser scan, quelle indagini che facciamo con resistograph, sonic, eccetera, sui legni, adesso riusciamo a capire tutto veramente, fino a pochi anni fa non riuscivamo, c'era soltanto da provare con la battitura, che va ancora bene, però attenzione, adesso abbiamo grandi possibilità, ma non le stiamo usando. Siamo abituati a buttare via tutto, a rifare, eccetera. Quindi dobbiamo farlo sul coso strutturale e sulla parte energetica, imparare un po' di più, per me. Volevi... È un po' consuetudine che verso la fase conclusiva di ogni percorso faccia degli interventi un po' per registrare le sue provocazioni, ovviamente da amministratore. Devo giocare un po' due ruoli, quello che deve dare delle risposte ai cittadini e che deve chiedere anche qualche chiarimento, perché i cittadini le chiedono a me. Siamo comuni tipicamente molto concreti, per cui su moltissime delle provocazioni che ha espresso stamattina condivido, ma poi, che piaccia o no, noi viviamo in un contesto di mercato, e se il mercato alcune situazioni non le acquisisce, sì, sanno tanto da esempio, da provocazione, ma difficilmente vanno a spostare in maniera estesa la situazione. Ci può essere l'esempio, ma poi se l'esempio resta l'unico, forse non è esattamente quello che ci vorremmo prefigurare in queste cose. Mi sono notato mille cose, ma cerco di semplificare su alcune situazioni. Beh, mi sembra che uno dei primi problemi è un problema di natura legislativa, e che credo che prima o poi in qualche modo bisognerà che maturi, e distinguere il mondo degli edifici nuovi da quelli di tipo storico. Se continuiamo a avere la stessa normativa che ci impone sugli edifici storici dover avere aperture, chiusure, capacità termiche, resistenze a tutti gli eventi catastrofici di questo mondo, non ne veniamo mai fuori, perché vuol dire fare quello che in molti semplificano: buttiamo giù tutto e ripartiamo da zero. E questo, in realtà, come quelle di Vione, credo siano un problema anche se poi in questi giorni
il tempo passa o troppo velocemente o troppo lentamente, mi sto sempre più rendendo conto che quel urlo di dolore che avevo fatto un anno e mezzo fa, parafrasando un po' la stessa cosa che diceva lei sul 110, sta diventando sempre più una concretezza. La gente comincia a vedere che il 110 forse diventa 90, e quindi se avevo una mezza idea ho tergiversato un attimo, no, adesso bisogna procedere, smuoversi. Ne parlavo con alcuni consiglieri, improvvisamente a cavallo di Capodanno sono arrivate qua una montagna di richieste, tutti che hanno mille frette, devi valutare dal punto di vista urbanistico situazioni che questo anno di esperienze ci hanno fatto un po' riflettere, ma le quali poi i miei cittadini mica hanno 3 anni di tempo per capire se prima o poi il bando Borghi ci darà, come dice lei, anch'io condivido, meglio paesi, avranno delle risposte, perché da una parte c'è lo Stato che mi dice: ehi, se fai questa roba qua così io ti do un sacco di soldi, se la tieni com'era t'arrangi. Siamo in un'economia di mercato in cui il cittadino il primo giorno dice va bene, il secondo bene, il terzo ma tu in alternativa cosa mi offri? Perché questo è il vero problema. Cioè, alla fine l'aspetto economico-finanziario sta diventando fortemente impattante. E non parliamo di omologazione in un contesto in cui non c'è nulla da omologare. Se cominciamo a parlare di omologazione in una realtà come può essere il paese di Vione, ma come penso centinaia se non migliaia di paesi italiani, forse non abbiamo capito tutto questo aspetto di cultura. E finisco con un'ultima richiesta: condivido molto l'idea che in questi anni abbiamo impoverito fortissimamente la cultura degli operatori del settore, perché se per migliaia di anni, ma qui abbiamo esempi che hanno 3, 4, 500 anni di gente che ha costruito esempi interessantissimi dal punto di vista architettonico, ma erano dei contadini questi qui, però probabilmente molto bravi a fare manualità, a reperire materiali opportuni e quant'altro. Poi qualche sacrificio e qualche idea magari bisogna farla, l'idea di recuperare tutti i costi sottotetti piuttosto che gli scantilati è un'idea tipicamente di sfruttamento del mercato fino a raschiare il barile, non v'è dubbio, però il mercato oggi, che piaccia o no, c'è, e questo purtroppo ci porta a fare mille scelte. Io credo che moltissime delle cose che stanno venendo avanti sono state esclusivamente dettate dal mercato, e forse abbiamo messo da parte un aspetto di esperienza e di cultura. Quest'anno, ieri, abbiamo inaugurato in queste zone l'anno internazionale della cultura. Credo che recuperare alcuni di questi aspetti sia un gran bel passo. Mi rendo conto di una cosa, che la normativa non ci aiuta, perché la normativa l'hanno fatta chi decide, i player del mercato, insomma. E chiaramente se devo scegliere tra il cappotto interno e esterno, io che faccio migliaia di metri quadri lo faccio per l'esterno, anche se magari specie in realtà dove l'esterno va conservato c'è da ripensarci, ecco. Piacerebbe però avere qualche pillola da poter giocare. E questi discorsi funzionano se vanno nella realtà, effettivamente ha ragione completamente, cioè, però per questo secondo me dovremmo fare un laboratorio qua a Vione per far vedere come si può fare, secondo me prendendo degli esempi piccoli e cercare di fare le cose in maniera più intelligentemente, perché anche con la normativa attuale si può fare questa cosa, bisogna farla con più intelligenza, e soprattutto bisogna creare una cultura locale nei tecnici, nella manodopera, nelle persone, e queste mostre lo dimostrano, cioè che si può fare in maniera differente, anche con le leggi che ci sono attuali, perché se aspettiamo il modificamento della normativa non ne finiamo più. Però si può fare, ci sono dei materiali, ci sono dei sistemi e deve diventare un laboratorio comune, non per voler mummificare. Dobbiamo rispondere al mercato, qua ha un grande futuro questo posto, però ci sono altri esempi, bisogna vedere a livello anche internazionale, a livello cosa, come funzionano questi esempi, e si può fare secondo me. Ci vuole però un coinvolgimento generale di tutti, quindi delle scuole edili, delle imprese locali, dei tecnici,
e qua abbiamo gli architetti comuni che potrebbero fare una bella differenza. Già quelle mostre che avete fatto già fanno capire che si può fare in maniera differente la cosa, eh. Quindi si può, senza cambiare le normative, ottenere dei buoni risultati, secondo me, facendo anche dei risparmi con i tetti, con le facciate, con le cose. Non bisogna star fuori dal mercato, nessuno vuol fare una cosa qua isolata, però forzare un po' la mano in maniera intelligente, e questo laboratorio potrebbe diventare veramente un esempio, che poi questo è un esempio che viene, può essere utilizzato da tante altre parti, secondo me. Questa è la cosa, con cose concrete, con cose che si può fare. La comunità c'è, mi sembra che questo è un caso particolare, che ce ne sono pochi in Italia così. Quindi va presa l'occasione col coinvolgimento, senza fermare però le iniziative, cioè nessuno vuol dire adesso mummifichiamo, sennò viene fuori quella fotografia che avete visto con la cappa di vetro, perché allora è peggio. Attenzione, che mummificare un luogo vuol dire fai morire, eh? Per cui, cioè, la trasformazione, bisogna essere capaci di governare la trasformazione, non subirla così con delle cose, ma governandola in questo modo, con l'educazione, perché qua viene fuori poi un progetto educativo, questo, di coscienza delle persone, dell'identità, della cosa, ma si può fare, non è così difficile, senza dir di no sempre, ecco. Che questo sarebbe sbagliato, ecco. Secondo me la carta di Vione, questa esperienza concreta, perché stiamo parlando di cose concrete, non stiamo parlando che facciamo un bel libro di 100 pagine, quello non serve a niente, perché ne abbiamo fin troppi. Dobbiamo agire nel concreto, e per far rinascere questo posto, che sia un esempio anche per gli altri. Si può fare, secondo me. Ma intanto che qualcuno ci pensa, credo vada sottolineato anche, sottolineata la situazione di Vione, nel senso che non è un'operazione all'interno dell'Associazione degli Architetti, diciamo in autonomia, è radicata in una realtà di un'amministrazione, di un paese, dove spesso nei confronti che ci sono stati, gli aspetti, le interrogazioni fatte dall'amministrazione e dal sindaco riportano a questo diciamo scambio tra una realtà che viene conosciuta fin nei dettagli rispetto alle considerazioni che si stanno facendo, e credo questo sia già un altro aspetto interessante dell'esperienza di Vione. Anche questo aspetto che sottolineiamo spesso, che viene lasciata traccia di tutto questo scambio di informazioni, diventa un altro elemento, perché è sempre recuperabile ogni contributo, non è che passa una comunicazione passata, non sei più in grado di, si fissa, e credo che dalla mostra in poi c'è stato un crescendo di situazioni che si stanno collegando. C'è stato un incontro con Giorgio Azzoni e con la CFP, e che prefigura delle collaborazioni in modo da diventare operativi, perché nell'arte del rappezzo c'era un po' anche questa considerazione. Ogni volta, anche minima, che si fa un intervento, parlo di una pavimentazione, quando su un selciato, una pavimentazione di cubetti, ogni volta che si fa un intervento di rappezzo è una roba inguardabile, c'è una perdita immediata del valore dell'operazione. Quando si crea una breccia anche in interventi pubblici, se non si sta attenti alla minima intonazione, rimane sto segno. Quindi questo aspetto riguarda proprio anche le manutenzioni in senso generale, e questo è il tema per cui, quando io ho una pavimentazione dove tutti i rattoppi che ho fatto, perché c'è stata una canalizzazione o altro, li faccio bene, io ho risparmiato. Quindi quell'aspetto di concretezza viene dal fatto che con una cultura del rammendo, del rattoppo, del rappezzo, noi abbiamo un risparmio potente. Io credo che vada spostato anche su altri temi, perché ogni volta che asfaltiamo una strada
dopo 2 secondi passano con una nuova canalizzazione, non si riesce a coordinare, io penso che sia nell'esperienza di tutti, coordinare bene le cose, e un'arte anche del rappezzo degli asfalti consentirebbe di avere gli asfalti per lungo tempo in una condizione dignitosa, ma penso che tutti abbiate visto che è quasi impossibile avere una situazione che permanga per un periodo minimo in condizioni decenti. Tra l'altro la provincia di Brescia, non vi dico le resistenze che faceva, dice per 2 anni non deve tagliare nessuno, con quelli delle fibre ottiche che hanno una precedenza, con l'altro che... Quindi dobbiamo imparare proprio a risparmiare mantenendo perfette le nostre situazioni, e credo che tutta la provocazione che è venuta oggi, io credo che abbia portato alle riflessioni che stiamo facendo a Vione un tema di grandissimo interesse, proprio anche del tipo di approccio. Quindi, nella concretezza che chiede il sindaco, il concetto che mi pare emerga è: si possono fare molte operazioni a bassissimo costo che consentono di tenere in efficienza la nostra realtà, i nostri materiali, i nostri intonaci, le nostre... Ho il caso, quando a Vil Minore era prevista la demolizione di 2500 metri di intonaci di spessore anche molto consistente, con un'attenzione attraverso una sapienza dei restauratori che istruivano e hanno guidato l'impostazione dei muratori, che poi i muratori l'hanno fatto su quella quantità in modo perfetto, ma questo rapporto è diventato, e quindi quell'edificio oggi ha una qualità sua materica eccezionale, irripetibile. Quindi il concetto è che attraverso queste sensibilità l'operazione è di risparmio, quindi credo che questa sia, se passa questa comunicazione, l'incontro di oggi credo abbia un valore non indifferente, insomma. Quindi Giorgio, che hai avuto anche rapporti con, abbiamo incontrato il CFP, penso che possa aggiungere. Come un po' si diceva prima, questo incontro chiude, diciamo, un po' un ciclo e ne apre automaticamente un altro. Questo richiamo alla concretezza del sindaco, ma è un po' in tutti noi. Marco Armentini ha uno studio di architettura e realizza degli interventi, quindi non è un teorico, è anche costruttore di una filosofia che mi sembra, oltre che molto interessante, anche molto utile, ma lavora sul campo e quindi ci può essere portatore di un'esperienza pratica. Ecco, guardando anche un po' avanti alle prossime settimane, ai prossimi mesi, io credo sia molto importante trovare il modo, e lo troveremo sicuramente, la bella stagione ci aiuterà, per organizzare altri momenti di incontro con la popolazione e quindi, diciamo, con gli abitanti di Vione, quindi anche in presenza, anche proprio, diciamo, all'aperto, un po' come lo spirito della mostra che vuole andare incontro alle persone, e con gli operatori all'interno di alcuni laboratori. Uno dei primi credo che sarà quello, potrebbe essere quello sugli intonaci, che avevamo già anche un po' programmato quest'autunno e poi è slittato. E quindi lì cominciare a lasciare qualche traccia, qualche seme, no? Di cui parlavi prima, Marco, per poter vedere. Ecco, troveremo i luoghi, qualche muro, qualche parete o qualche pannello. L'ideale sarebbe che queste campionature potessero anche essere il primo esempio di un intervento, cioè non solo dei campioni fatti tanto per campionare, ma anche già mini interventi di rammendio, di rappezzo, no? E se poi questi saranno poco visibili, meglio, perché l'obiettivo, quello che suggerivo proprio adesso Attilio, è fare in modo che l'intervento, quando non lo vedi, vuol dire che è efficace, un po' come nel restauro, no? Ma quel dipinto non è cambiato, eh sì, perché è stato pulito con cura. E quindi si vede poco. Il miglior restauro è quello che non si vede. Ecco, però certamente all'interno
di Vione, adesso procederemo anche con una serie di interventi, di rilievo, di conoscenza, di lettura anche storica. Abbiamo edifici molto diversi, adesso io li semplifico in due categorie fondamentali. Gli edifici rurali, quindi stalla, fienile, tabiaco, un po' di abitazione, dove diciamo gli edifici erano freddi e che difficilmente possono essere riconvertiti con un intervento pesante che ne snaturi la natura rurale. E che io credo che lì il lavoro del nuovo inserito nello storico possa avvenire, credo molto, con le strutture a secco, no? Quindi la scatola nella scatola, in modo tale da rifunzionalizzare, mantenendo, come abbiamo visto in certi esempi di Ruck e in Svizzera, anche in mostra, mantenendo diciamo inalterati o diciamo restaurati con tecniche di recupero, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista della resa materica. Quindi un intervento di restauro e un intervento di inserimento di strutture nuove, magari anche reversibili e quindi diciamo compatibili anche secondo i criteri della sovrintendenza, anche se magari non è necessario avere il loro benestare, perché è un criterio credo intelligente. Quindi l'efficienza energetica la vai non a chiudere il solaio, ma costruendo una struttura all'interno che magari ti fa perdere un po' di superficie perché non usi tutto la superficie dell'edificio, ma con un intervento efficiente anche dal punto di vista energetico. E quello sarà un percorso, sarà un tematismo. Sostanzialmente, adesso non so se arriveremo a questo livello, vedremo come fare. Se noi riusciamo ad individuare, tre riferimenti, tre consulenti dal punto di vista architettonico, fare un'operazione in piccolo, ma come quella che è stata fatta in provincia di Bolzano, con una consulenza architettonica, che sia Sergio Pascolo, che sia Armando Ruinelli, che sia, no? Non importa, però quello potrebbe essere utile per fare in modo che i progettisti possano avere, e anche i committenti, ricordiamoci che abbiamo invitato anche una committente, perché il problema dei progettisti molto spesso è quello della committenza che richiede alcune cose, quindi nel dialogo bisogna inserire anche i committenti. Dal punto di vista strutturale, quindi una consulenza, perché se il progettista, in base alle sue conoscenze o del suo strutturista, dice quell'edificio non può essere mantenuto secondo una stabilità statica se non a prezzo di grandi stravolgimenti, è chiaro che poi l'intervento non è realizzabile. Quindi una consulenza anche strutturale da un punto di vista tecnico alto, per fare in modo di poter valutare il più possibile il recupero delle strutture tradizionali, magari con tecniche a volte anche sofisticate, no? Con materiali che magari poi non vedi perché si inseriscono dentro i materiali tradizionali, a rinforzarli con quella forma di collaborazione tra nuovo e antico, per fare in modo di poterli sostenere e ovviamente garantire innanzitutto la sicurezza dell'edificio e di chi lo usa. E la questione del restauro, perché se l'edificio, magari come involucro, può essere mantenuto almeno all'esterno, sostanzialmente in asterato, bisogna operare con le tecniche del restauro. Questo per gli edifici più difficili, che sono i fienili tabià, che sono quelli più difficili da recuperare senza perdere il valore ambientale, culturale, storico, architettonico. Sugli altri edifici, magari più recenti, d'abitazione, ecco, l'intervento è un pochino più facile, perché magari c'è un problema di intonaco, ma se le aperture sono quelle, poi l'interno, con interventi di recupero, di restauro, anche con materiali più recenti, può essere fatto. Quindi abbiamo edifici diversi. Gli edifici già ad abitazione sono più facilmente recuperabili, quelli invece rurali
sono più problematici e i livelli sono diversi, però gli edifici rurali o di natura rurale sono quelli di valore più alto perché parlano di quel territorio di cui si diceva prima, parlano del paesaggio, parlano di una storia che un paese come Vione sente ancora, cioè gli abitanti, il sindaco ce lo confermava, lo sente molto come forte. Quindi è un processo che da un lato deve vedere dei consulenti tecnici di alto livello, di alto profilo, su alcune questioni specifiche che poi vanno tra di loro correlate, perché ovviamente restauro e inserimento di nuovi materiali devono essere, diciamo, un tema di dialogo. Ma soprattutto, e questo è lo spirito della Carta di Vione, andare a coinvolgere nel dibattito, magari su aspetti non troppo tecnici, i committenti e gli abitanti di Vione, compresi gli operatori del settore, compresi gli studenti della scuola edile del CFP e compresi i progettisti, a partire dai giovani, ecco, qui ce ne sono alcuni, ecco, quindi quando sarà il laboratorio di rilievo, o magari avremo l'università di Torino, di Brescia, con gli studenti, ma io spero anche degli architetti comuni o dei geometri, anche dei professionisti che magari si possono specializzare in quello. Quando faremo il laboratorio sull'intonaci, penso, credo con Marco, con Attilio, con Asso Restauro, che ci siano anche gli operatori, alcune imprese della zona, che magari si possono anche specializzare in interventi di questo genere, perché il problema di lavorare con i materiali industriali fa in modo che anche l'operatore edile molto spesso sia un montatore di materiali, no? E non più in grado, come diceva Attilio, come restauratore, di leggere sul sacchetto che cosa c'è scritto e riconoscere la natura del materiale e utilizzarlo in modo utile. Quindi all'interno di questo percorso, compreso quello del laboratorio di progettazione, cioè partire con gli studenti, probabilmente proprio con gli studenti di Coira e di Ruinelli, progettare prima la rifunzionalizzazione di un piccolo spazio che individueremo con il comune, magari di natura comunitaria, ma questo laboratorio dovrebbero esserci gli studenti di Coira, ma anche architetti o studenti almeno di Valle Camoico, anche da altri luoghi, perché se questo bando che abbiamo vinto di Carbo ci permette di realizzare delle strutture di ricettive e ospitare 15-20 studenti, sarà non solo facile ma sarà possibile. E se poi qualche abitazione fosse disponibile per albergo diffuso, magari anche numeri più alti. Dico summer school, però insomma operazioni anche di questo genere possono essere ipotizzabili, non so se nel 2023 ma nel 2024 sicuramente. Quindi metteremo in atto un processo di crescita che deve allargarsi, ecco, deve allargarsi il più possibile. Credo forse anche a professionisti di altri luoghi, perché come ci siamo detti dai primi incontri, l'esperienza di Vione è come sempre un locale che però affronta dei problemi che sono presenti in tutto l'arco alpino, e quindi magari anche colleghi professionisti che magari sono anche collegati in questo momento online potrebbero magari partecipare a questi laboratori e portare anche esperienza, perché ovviamente come sempre in tutte le situazioni c'è un dare avere, anche chi arriva come studente o apprendista molto spesso un piccolo, magari piccolo contributo lo può dare, e quindi diventa una crescita collettiva che poi cercheremo di comunicare e di rendere fruibile in tutti i modi possibili. Ecco, adesso facciamo la registrazione di incontri al tavolo teorici, se faremo un laboratorio troveremo il modo per con gli operatori, no, di documentarlo in diretta, ma anche fruibile a distanza. Quindi cercheremo un po' di allargare questo metodo che trova delle eccellenze architettoniche, quindi i progettisti, alcuni li abbiamo invitati, altri li inviteremo, ma anche quelli che possono essere dei consulenti specifici, per fare in modo che tutto possa
diventare un pochino più pratico e dimostrato, come si diceva Marco, no? L'italiano giustamente dice ma finché non vedo non sono sicuro, ma sì, ma però alla fine poi come si fa? Per cui un pezzettino, un campioncino, un edificio da studiare, magari anche da poter pian pianino trasformare, bisogna individuarlo. E quindi questo è un processo di crescita, così diciamo, anche sociale, culturale, collettiva, che noi dobbiamo fare. Ma gli amministratori stessi, no, sono convinti che... non è attraverso l'imposizione che si può ottenere qualche cosa, ma attraverso un processo di crescita culturale e di conoscenza, anche molto pratica, teorica, ma anche pratica, che noi intendiamo avviare. E adesso che c'è qualche risorsa disponibile, credo che potremo farlo, insomma. Chiediamo un po' le impressioni, un po', adesso che ha sentito il progetto... No, chiediamo a... C'è qualche domanda? Di nuovo chiediamo. Aggiungo io la domanda, c'è una domanda dalla... Ecco, perfetto. Dice, chiede l'intervento di Rammendo, lasciando intravedere le ferite guarite, non trattiene insieme la bellezza e il ricordo? Sì. Bellissimo intervento, grazie. Sì, è quello, cioè praticamente il rammendare vuol dire... recuperare quello che c'è, cioè utilizzare quello che c'è, tiene quello che c'è e lo guarda per il futuro, ecco, però la cosa importante è anche quello che si vuole fare qua a Vione è quello, non si vuole fare una bella enciclopedia del recupero, non serve a niente, non si vuole fare un piano di recupero prescrittivo, non serve a niente, anzi, tante volte queste cose provocano l'opposto. La reazione è all'opposto. Io ho visto tante di queste cose, ho un'esperienza sono stato consulente in questo parco, un parco in Lombardia in cui c'era questo presidente che era un talebano e ha provocato che tutti gli agricoltori l'ultimo giorno che è stato presidente hanno tagliato migliaia di alberi. Ecco, cioè bisogna stare attenti perché l'atteggiamento prescrittivo non funziona. Qua deve partire dal basso, deve partire col coinvolgimento locale, perché sennò non funziona. Questa cosa deve partire dal basso, come diceva Giorgio e Attilio, deve essere una cosa condivisa che fa cambiare un po' l'atteggiamento di tutti, partendo da qua. Non servono queste imposizioni dall'alto. Il rammendo è una cosa che si è sempre fatta. Il rammendo, come dicevo prima, anche a livello del DNA, il nostro DNA, noi conteniamo tutto quello che i nostri, cioè la nostra vita non è che parte così da zero, ma noi nel nostro corpo abbiamo la memoria di milioni di anni, quindi sono gli stessi materiali che vengono sempre rammendati, non c'è nessuna invenzione ex novo nel mondo, e così la stessa cosa è il rammendo è tornare a come facevano i nostri padri, i nostri nonni, senza volere imitarli, ma però cercando di andare avanti. È una cosa del futuro, non è una cosa del passato. Ecco, questo è molto interessante e su questo tema bisogna secondo me tornare. Mi ricordo quando ho fatto l'intervento a Armando Ruinelli, a un certo punto posta la domanda, ma di fronte a un edificio che ha già una vita, una storia, cioè, da dove partire, come cominciare da architetto contemporaneo, quindi non da architetto passatista o restauratore in senso tradizionale. E Armando Ruinelli ha detto, ma io comincio a guardare l'edificio e pensando a ragionare come avrebbe fatto mio nonno. Cioè la cultura contadina, in questo caso magari alpina, ci racconta proprio questo, no? Se di questi edifici ci sembrano delle testimonianze interessanti non solo dal punto di vista storico-antropologico, perché hanno abitato i nostri nonni e per chi hanno vissuto, per carità, con anche un po' di poesia, ma sono ancora interessanti perché quelle travi di 10-12 metri qualche cosa dicono, no? Perché la loro età e il loro utilizzo anche con funzioni diverse, perché adesso li vediamo
trasformati, no? Sono nati magari come stalla fienile, poi tutta l'abitazione, l'abitazione a sud, secondo dei criteri anche diciamo di esposizione al solare ovvi. Ecco, quindi dovremmo guardare proprio a questo tema del, del rammendo e del riuso, del riutilizzo, no? Come un... come dire, una forma mentale che non esclude naturalmente l'utilizzo di materiali nuovi, contemporanei, magari anche d'avanguardia, no? Come nelle tecniche di restauro. Allora, se nella tecnica di restauro c'è una lacuna all'interno di un dipinto che deve essere riconoscibile, e quindi magari l'integrazione viene fatta ad acquerello perché è riconoscibile da vicino e reversibile, perché questa operazione non si può fare in architettura. E quindi se viene rifatto il telaio che regge una tela, no? Perché non si può intervenire sulla, sulla struttura di un edificio, ovviamente valutando che cosa è recuperabile e che cosa no. Quindi questi criteri del restauro non dobbiamo vederli giustamente, come hai detto, come conservativi o mummificanti. Perché non si tratta di fare, l'abbiamo sempre detto, no, nella vostra, il tuo titolo è abitare un paese in montagna, cioè abitare, continuare ad abitare, anzi, magari con nuove funzioni, con nuovi abitanti che possono essere i vionesi che rimangono e qualcuno che decide di venire a abitare a Vione, che ha già proprio una sua vocazione. Ieri Marco mi diceva, ma che turismo c'è a Vione? Beh, a Vione... So, il sindaco magari può confermare o aggiungere qualcosa su questo, non è il turismo dello sci, il turismo della velocità. A Vione passa il turismo lento della via Carolingia, quindi i camminatori che percorrono la valle, credo prevalentemente, e che possono trovare nel centro storico sostanzialmente pedonale, ci passano le macchine ma ce ne passa una sola alla volta e a fatica per il residente, non c'è un traffico automobilistico all'interno di Vione, c'è anche, soprattutto durante la settimana, quel silenzio che diceva Marco, perché durante la settimana gli abitanti residenti sono pochi, ci sono le caratteristiche di un turismo lento, che è quel turismo che valorizza la memoria, la testimonianza, anche con, a volte magari con un atteggiamento forse un po' romantico, ma certamente con un atteggiamento che vuole vedere nelle materie, nella loro lavorazione, nella grana, nella tessitura, un valore storico e un valore, diciamo, culturale e ambientale. Quindi è per questo che Vione dovrebbe continuare a mantenere questi caratteri, anche proprio per differenziarsi turisticamente dai paesi vicini che invece sono stati, per fortuna o per sfortuna, o per una cosa e per l'altra, diciamo un po' travolti da questo turismo, anche un po' di massa, insomma, dello sci e degli sport invernali, e che però insomma rappresenta un'economia forte di questa di quest'area. Quindi da questo punto di vista credo che pur diciamo considerando che l'intervento nuovo del nuovo di nuovi materiali, nuove funzioni all'interno di edifici sarà parte importante, la filosofia così diciamo dell'intervento timido, che si chiede sempre prima di cambiare qualche cosa ci penso due o tre volte, che è il ragionamento che hanno sempre fatto i contadini, no? Perché questo va, è un dato anche un po' antropologico sul quale ecco, diciamo, si può riflettere. Visto anche l'orario possiamo pian piano andare verso la chiusura, mi permetto due annotazioni, tre, ma estremamente rapide. Innanzitutto ringrazio la presenza dell'architetto e sicuramente apprezzeremo anche un'altra occasione. Adesso Giorgio ha illustrato quelli che saranno i prossimi passi, che sono anche un po' tutti da inventare. Questa è nata veramente come un work in progress e lo è diventato in maniera, anche se si è particolarmente
ingigantita nel tempo, e poi adesso con Fondazione Cariplo i prossimi 2 anni saranno impegnativi, cercheremo assolutamente di essere molto più concreti che semplicemente questi piacevoli peraltro momenti di discussione, ma di avere invece qualcosa di molto più reale, di poterlo toccare con mano. E sicuramente la sua esperienza ci fa comodo, oso pensare che magari se si porta anche qualche figura di cui ho avuto i primi passi nella mia carriera professionale, a partire dall'architetto Piano, saremo particolarmente interessati e entusiasti. 2 altre annotazioni, tra le righe forse si è percepito come realtà locale, evidentemente noi stiamo costruendo, lo dico noi nel senso che ho anche una figura di rappresentante degli altri comuni, degli 6 comuni dell'Alta Val Camonica, una offerta turistica, se vogliamo metterla molto sul piano del mercato, che sia il più possibile variegata e integrata. Il comune di Vione, in particolare il paese di Vione, non il borgo, non può offrire quello che offre Ponte di Legno, che è un po' una versione di montagna di qualche località di pianura, di qualche città. Uno che vuole questo tipo di offerta non deve venire sicuramente a Vione a cercarla, può però qui trovare un contesto diverso, che è fatto da una realtà molto più piccola, che ha numeri piccoli, dove però esiste ancora il concetto di comunità, di network sociale, di partecipazione della popolazione. Siamo poche, un paio di centinaia di persone, per cui però è una, come dire, alternativa per un interesse dal punto di vista turistico sicuramente più moderato, fatto di piccoli numeri, ma che per quel che ci riguarda va bene. In questa logica però noi scontiamo, e mi rifaccio un passaggio di Azzoni, quello che resta comunque un grande problema, e che a oggi facciamo ancora fatica a trovare una certa risposta, che è quello della conversione della destinazione d'uso di strutture architettoniche singolari, qualche volta quasi iconiche, ma che sono nate e per 500 anni hanno svolto una funzione di tipo rurale. È inutile che ci giriamo dietro un dito, questa roba qua non la faranno più, salvo che il mondo si ribalti completamente, ma credo che i numeri dell'agricoltura industriale mettono in grande imbarazzo realtà che per anni hanno vissuto di risorse autoctone. E questa conversione in qualcos'altro resta forse il vero problema, perché possiamo recuperare, restaurare, mettere avanti la manutenzione al PNRR, tutto quello che vogliamo, ma se non riusciamo a trovare veramente una risposta che deve essere innanzitutto delle condizioni al contorno, una risposta socio-economica per capire che cosa fare di sta roba, credo che non andremo da molte parti, prenderanno sempre piede le soluzioni mordi e fuggi, la speculazione piuttosto che altro. E su questo qualche luce ogni tanto in fondo al tunnel ci è capitato di intravederla, ma vedo che, o almeno la mia percezione, è che abbiamo ancora da lavorarci. Spero che gli esempi che verranno avanti di attuazione sul territorio, anche di semplici esempi, possano essere sicuramente utili. Chiudo veramente, oltre a ricordare a tutti che per noi è fondamentale, per i vienesi c'è il terzo tempo a cui siete tutti invitati, poi con una piccola sbicchierata e qualcosa, un piccolo qualcosa da sgranocchiare. Mi è rimasto, mi sono dimenticato negli interventi precedenti di farle questa domanda, l'attenzione ai tetti, in una realtà come questa di Vione, dove molto spesso il paese, per chi lo conosce, è come chi guarda Genova che lo vede dal mare, come dice una canzone, per i paesi di montagna li si vede guardandoli dall'alto, dalle pendici che sono a monte, e ovviamente si apprezzano i tetti o non si apprezzano a seconda delle cose. Evidentemente nei paesi di montagna la logica dei cuppi non è quella nativa, è quella delle pietre. Oggi c'è un problema pazzesco,
che non si ritrova più il materiale, e quale può essere allora l'alternativa, perché evidentemente soluzioni in lamiera lasciano un po' qualche volta così, un po' perplessi, non sempre, ecco, devo dire. E su questo mi piacerebbe, prima di chiudere, ringraziare tutti della presenza, una sua risposta. Sì, i tetti, come vi dicevo, sono la mia passione. Qua si potrebbe fare, uno degli elementi di questi laboratori potrebbero essere proprio i tetti, insieme agli intonaci. Un'altra cosa importante sui serramenti, io sono in questo comitato scientifico della rivista Recupero e Conservazione, abbiamo fatto dei numeri, che è l'unica rivista di restauro architettonico che c'è ancora in Italia, abbiamo fatto un numero sugli intonaci, piaciuto molto, un numero sulla sostenibilità con questi studi che vi dicevo prima, un numero sui serramenti molto interessante. Per esempio noi utilizziamo molto il doppio serramento, che funziona abbastanza bene, cioè teniamo il serramento antico e mettiamo un altro serramento interno invece di sostituire tutto. Questa è una cosa che funziona abbastanza bene e che in passato si faceva. Quindi potrebbero essere, i tetti sono fondamentali, quindi le pietre, e ci sono anche delle nuove per esempio stiamo usando molto anche questi coppi fotovoltaici, che non sto dicendo di Vione, che funzionano abbastanza bene. Ci sono delle tecnologie di miglioramento di queste, potrebbe essere uno dei temi, questo dei tetti, importante, che proprio, ma però deve essere un tema non teorico, un tema di fatto con i ragazzi della scuola, con le imprese locali, con qualche duno che fa il conciatetti, con il CFP, non so, tutti i centri, così. Deve essere proprio una specie di workshop, magari di una settimana, di un weekend, eccetera, sui tetti. Questo sarebbe molto utile per tutta la valle, interessante, perché tante volte sono proprio a vedere l'esperienza fatta effettivamente non raccontata, ma facendo un tetto, per esempio, sarebbe una cosa molto bella e coinvolgente anche la cosa, che una volta dicevamo prima che questi tetti erano fatti non magari dai muratori, ma dagli stessi abitanti, che avevano le tecniche giuste per farlo, quindi che serve proprio per la manutenzione. Quindi direi, suddividendo le cose, potrebbero essere degli argomenti particolari fatti singolarmente, ma fatti con l'esempio diretto, è questo che funziona, coinvolgendo proprio, perché sennò non funziona più niente. No, credo che la giornata di oggi abbia aggiunto anche una concretezza ulteriore al progetto, nel senso che anche quando abbiamo iniziato questa comunicazione sembrava fosse, magari qualcuno può aver percepito che c'era una concentrazione solo sul metodo, invece c'è una grande concentrazione sugli aspetti operativi, quindi cercare di far planare queste osservazioni in una modalità che sia percepita da tutti con immediatezza, soprattutto da chi abita nel territorio, e quindi fa scoprire anche, se vogliamo, anche la semplicità di alcuni approcci che possono avere invece un grande risultato. Quindi, siccome stiamo parlando non di cose teoriche pure e che hanno grandi costi, esattamente l'opposto, cioè la necessità di trovare la filosofia della concretezza che consenta di operare, ma anche, come dicevo prima, nella banalità alcune volte dell'esperienza, per mostrare che forza ha questo approccio. Quindi io credo che la documentazione di questo incontro porterà a fissare questi elementi, e speriamo che la piccola biblioteca di Vione si arricchisca dei contributi, dei testi che Marco Eventini ha fatto nel tempo e che continua a produrre, e anche questo riferimento alle riviste che è stato fatto adesso, perché il concetto di fondo è che non dobbiamo poi perdere le documentazioni, perché molto è stato detto, molto è stato scritto, ed è utile che non si disperdano queste cose, trovare dei momenti in cui
vengono concentrate queste cose, distillate. Parlavamo prima dell'incontro della figura di Treccani, che è stato anche un docente universitario che ha prodotto, bresciano, che ha lavorato anche nella soprintendenza, tra una delle sue attività, e che ha in diversi momenti, soprattutto anche con gli incontri a Bressanone, che sono sempre fatti su aspetti tematici, ha affrontato spesso queste cose, e anche è stato, forse qualcuno di voi che ha studiato a Brescia l'ha avuto come docente, e quindi concretezza è l'obiettivo, una concretezza sapiente. Ecco, questa credo possa essere la sintesi anche della giornata di oggi. Grazie. Direi che con questo possiamo ritenere conclusa la giornata. Per chi è presente, visto il tepore della giornata, non saremo nella solita spazio qui nella piazza, ma nello spazio lì all'interno del bar. Per tutti gli altri ci vediamo alla prossima occasione, penso sarà verso fine febbraio, giù di lì. Poi renderemo pubblica un po' la presentazione. Grazie ancora a tutti, buona giornata.